Cosa vuol dire essere un soldato? Cosa vuol dire essere un eroe? Black Hawk Down non è stato un lavoro facile. 11 macchine da presa, con dei chuck lunghissimi, da 8 a 10 minuti. Ogni chuck ho centinaia di ore, no? di materiale, montando ed essere anche molto preciso sull'azione e dare un senso di realtà vera, una storia vera, è successo. In Europa, o anche altre critiche, hanno visto questo è un altro film così di eroi, un'americanate. Invece non era quello. Ah, non hanno raccontato la storia dei somali, non hanno raccontato quello, non si sono tutte un po' facce che non si conoscono. La cosa importante era l'esperienza. Anche se si sanno i fatti di quello che è successo degli americani, dei corpi degli americani strascinati per le vie di Mogadiscio, era l'esperienza. Abbiamo fatto anche noi l'esperienza, io e Ridley Scott, mentre montavamo, che sai quello che succede, però come i soldati non sai di dove sparano. Allora tu ti trovi come spettatore proprio all'inizio, della storia, avanzi tu, non sai dov'è la prossima azione, però era quella, secondo me, questa mentalità di fare questa esperienza, di cosa vuol dire essere un soldato. La sceneggiatura è solamente un punto di partenza per vedere la storia, se funziona. Non si pensa così tanto a come montarlo. Per esempio, le sceneggiature che aveva scritto Oliver Stone si sentiva proprio dal ritmo dei dialoghi che come funzionano. La stessa cosa anche la sceneggiatura di Good Will Hunting. Altre sceneggiature erano pessime, per esempio la sceneggiatura adesso del Gladiatore. Ridley Scott l'ha girato in sequenza, in ordine della sceneggiatura. E mentre si lavorava, potevamo cambiare, continuavamo cambiando continuamente. Per quello il montaggio è stato un'altra stesura, un'altra scrittura del film, che scoprivamo mentre si lavorava. Anche con Gus, amavo i film di Gus, anche di Ridley Scott, no? Però è sempre stata un po' una scelta quando c'è stata la possibilità di... avevo letto la sceneggiatura di Good Will Hunting e ho chiesto al mio agente, guarda, voglio l'incontro, no? con Gus Van Sant, se è possibile. Gus non era così interessato, perché mi piaceva moltissimo la sceneggiatura, però lo incontrai a Toronto e così ci siamo conosciuti e ci siamo trovati simpatici. Il lavoro del montatore con il regista è molto intimo, si deve dire tutto, si deve essere onesti. E così si sviluppa il rapporto, come tanti rapporti, uno basato sulla fiducia fra l'uno e l'altro e anche di ascoltarsi e di condividere certe idee, no? Per 70-80 anni il film, praticamente il montaggio era sempre stato molto simile, si era con pellicola, suono, magnetico e cose. Adesso col digitale si lavora molto più veloce, c'è tante cose. Invece ci metti lo stesso tempo, non è che così di essere veloci, no? Ma adesso quando si presenta un primo montato, le persone, lo studio, il produttore, quelli che si vogliono vedere il film quasi finito. Ora siamo nelle prime fasi, nel senso che vuol dire vogliono le musiche, gli effetti sonori. 30-40 anni fa non c'era, era montato dialoghi e pellicola, poi adesso si metteva un po' di suoni, si facevano le cose, però adesso si aspettano quasi un prodotto finito, che sei molto distante dalla fine. Speriamo che ci vediamo in Piazza Grande.